Ciao cari amici, bentornati su Rifugio Perfetto. Il video di oggi è dedicato alla pulizia settimanale della seconda stanza che pulisco subito dopo la camera da letto, che è la cameretta o camera studio, dove come sempre vi mostrerò i passaggi che faccio seguendo la mia tabella settimanale. E se volete sapere come ho creato la mia tabella delle pulizie quotidiane, settimanali e mensili, guardate il video Come creare una tabella di pulizie. Questo è l'elenco delle cose da fare di seguito, più alcune attività extra della lista mensile della terza settimana. Nell'info box troverete l'elenco di tutti i prodotti utilizzati per questa stanza e il file della mia tabella settimanale. Questa volta per spolverare non userò l'aspirapolvere, ma i panni in microfibra blu, che sono quelli che utilizzo per spolverare i mobili, in modo da potervi mostrare diversi metodi di pulizia. Pulisco gli interruttori con un panno in microfibra leggermente inumidito con un detergente neutro. Sempre seguendo la direzione dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, la prima cosa da pulire è la finestra. Spolvero l'infisso con il piumino. Spruzzo il detergente sui vetri e piego il panno in quattro cercando di utilizzare tutte le 8 facciate. Strofino il detergente con il primo lato del panno, poi lo giro e con il lato asciutto lo lucido. Apro ora il panno, lo ripiego verso l'interno, ripeto gli stessi movimenti di prima, quindi con il primo lato strofino il detergente e con il secondo lato asciutto lucido. Pulisco ora i vetri esterni ripetendo gli stessi step di prima. Pulisco anche il ripiano del davanzale con un panno bagnato. Ora passo alla spolveratura dell'esterno dei primi due armadi. Se la superficie da spolverare è lavabile, posso inumidire il panno con un prodotto elettrostatico o con dell'acqua, altrimenti lo passerò asciutto. In questo caso lo spruzzo leggermente con dell'acqua distillata. Per togliere le impronte basterà bagnare un po' di più il panno, strofinare leggermente e poi, una cosa importantissima, se i mobili sono in legno, asciugarli bene sempre. Il lato superiore della camera a ponte lo utilizzo di rado, per cui andrò a spolverare semplicemente all'aria il copriletto per poi rimetterlo. Pulisco le ante del secondo e del terzo mobile. Spolvero la mensola e i libri con una veloce passata del panno.
Spolvero la parte esterna del comodino, i lati e anche dietro. Come attività extra mensile ho la pulizia dei cassetti interni del comodino e dell'armadio. Svuoto ogni cassetto, passo il panno all'interno e rimetto le cose a posto. Spolvero la mensola sopra la scrivania. La lampada da tavolo, scrivania e legno laccato bianco. Verrà benissimo passando un panno inumidito con del sapone di Marsiglia. Risciacquo e asciugo. Spolvero la base e i manici della sedia. Tolgo il copriletto per sbatterlo all'aria e cambio le lenzuola. Passo l'aspirapolvere sul pavimento. Lavo con la scopa a calore. Bene, cari amici, questo era il video della pulizia della seconda stanza durante la mia routine settimanale. Come sempre, lasciatemi i vostri commenti e domande sotto al video. Scrivetemi anche un'email all'indirizzo irrifugioperfetto@gmail.com. E un grazie speciale a tutti voi che mi state incoraggiando in questa mia avventura con YouTube, con le vostre email piene di calore e di affetto, che per me è davvero importante. Che dire, siete stupendi, vi ringrazio davvero tanto 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 tanto. Un bacio e ci vediamo alla prossima settimana. Muah!